Questo era un pad, ah, questo era un pad, vedi, quello fa solo, che lo fa solo per i famicloni, questo era il mio pad preferito, questo. Ah, questi sono pad, questo dovete fare. Non chiacchiere, il Master Games, questo è il Master Games di Modugno, questo è il pad, il Master Games di Modugno. Top pad della storia. Nella storia dei videogiochi o di Modugno soltanto. No, no, ragazzi, ma davvero? Ma davvero? Cioè, veramente mi interessa un pad del PS5. No, no, voglio capire. Che cosa avrete dovuto fare del pad di PS5? Attualmente, una cosa che potete fare è sognarvelo di ficcarvelo su per il c***o. Allora, cominciamo. Da dove dobbiamo partire sta storia? Ah. Cioè, mi dovete dire che problemi avete che vi saltate per un pad? Cioè, vi hanno mostrato un pad. Cioè, io dico, mi avessero mostrato finalmente la console, qualche gioco all'uscita. No, un pad. Io che cazzo me ne faccio del pad? Cioè, ragazzi, che ci frega a noi? Cioè, veramente vi frega del pad così state facendo già? Che poi sarà pure un render del cazzo, non sarà manco esistente, sarà un prototipo, come è stato anni fa. Che mostrano i prototipi, vedono se gli piace la gente e poi decidono se farlo o no, oppure cambiano in corsa. Con tutto il rispetto. Sono fanno un pad, cioè. Veramente tutto sto casino per un pad, cioè. Tutti a dire, il pad è ergonomico, è speciale, è particolare, è blu, bianco, è bello, è estetico. Ci posso fare questo, posso fare questo. Oh, mica ci devi uscire a cena col pad, che devi vedere se è bello, è figo, è cosa. Cioè, lo devi usare per giocare, cioè. No, sembra che devi portarlo. Ci devi uscire a fare l'appuntamento col pad. Che è bello, quando è bello, se è carino, se è ergonomico, gli posso mettere la mano in culo. Che cazzo da dice sto pad? È un pad, basta, non ce ne frega un cazzo il pad. Cioè, Sony si deve svegliare, cioè, o ci mostra i giochi che usciranno per PS5. Ah, è vero! Uscirà Quantum Error! La monnezza! Io voglio sapere i giochi che non sono monnezza, che se no, esce un gioco non monnezza per PS5. Per ora sappiamo solo che esce la monnezza per PS5. Quindi, fatemi capire, dove sta le notizie? Dove sta la notizia? Tutte a parlare di sto cazzo di pad. Allora io parlo pure io, perché pure io voglio le views. Oh. Non ho capito. Datemi un po' di views per pad, che poi io dico, tutta sta storia poi a dire. L'ergonomicità, la cosa, a litigare, che è meglio il pad. Cioè, oh, raga, è un pad. Se non vi piace il pad, vi comprate uno compatibile. Ormai ci sono di quelli buoni, tipo Nacon, Razer, cioè, io gioco su PC, secondo voi che pad uso? Per picchiaduro con il PS4, per tutti gli altri giochi, quello Xbox One, che c'ha tutto il feedback aptico, tutte le cose strane e fighe, che lo rende migliore di quella monnezza del PS4. Poi per il picchiaduro la croce direzionale è meglio PS4, quindi c'ho quello PS4. In più c'è il trackpad che lo uso come mouse. Questo è il mio. Alla fine mi adatto. E questo è il problema, che mi sembra che la gente non ha la voglia di adattarsi o di comprarsi un controller per giocare. Cioè, vi siete beccati su un PlayStation quel pad? Non lo cambiate più. Tutta la vita quel pad. Cioè, io ho giocato con pad più strani. Sono partito dal joystick del Commodore. Che sembrava che stavo a fare le seghe. Ah, mia madre pensava che mi facevo le seghe quando giocavo, invece stavo semplicemente cercando di saltare a Titanic Blinky o a Steam & Creek, i veri giochi pirata che giocavo su Commodore 64. Cioè, ho giocato con joystick, ho giocato con quello da Nintendo, che era bello, quello di Nintendo, bello, semplice, era bello, delicato, bello, aggressivo, quello da Nintendo, bello, poi lo SNES ho usato. Poi mi era fibbiato quello della PlayStation che mi ha fatto venire le tendiniti. E va bene. Poi è arrivato la Madonna, il controller dell'Xbox Classic. Ah, quanto era bello quel controller, ragazzi. Quanto era bello. Io mettevo le mani nell'impugnatura e mi sentivo di guidare un'astronave. Con quei pulsanti che si schiacciavano, che era una soddisfazione schiacciare quei pulsanti. Con quel feedback, ah, che bello, che non era una vibrazione di un vibratore come quello della PlayStation, era una vibrazione bella. E poi mi hanno fatto contro l'Xbox 360, di nuovo le tendiniti come con quello PlayStation. Però li ho usati, cioè, il punto della situazione è che
qualsiasi controller mi davano, io mi adattavo e li usavo. E quando non mi piacevano, mi sono andato a comprare i compatibili. Mi sono comprato le alternative. Qual è il vostro problema? Che stiamo a guardare? E questo è il problema, per farvi capire che il pad non conta un cazzo. Cioè, non è una feature il pad, che me la devi pubblicizzare, Sony. Tu mi devi pubblicizzare i giochi, i giochi, i giochi. Questo voglio vedere, i videogiochi, che cazzo girerà su quella console. Xbox sappiamo tutti i giochi che girano, su PlayStation non abbiamo manco lo spigolo della console. Anzi, so già che tra un po', a Natale, che non uscirà a Natale forse, ci fanno vedere lo spigolo della console e altri rumor su rumor. Lo spigolo sta arrivando, la console! E dallo spigolo si capisce che utilizza RNDNA 2 XY, ma fangula sorta. Basta! Basta farvi infinocchiare da queste aziende. Basta! È solo un pad. E io sto video l'ho fatto solo per le views. Basta!